Proseguiamo allora la nostra manifestazione. Abbiamo visto che la poesia può raccontare tante cose, perché la poesia in fondo non è altro che espressione della nostra vita e quindi non solo i sentimenti, il ricordo, la passione, ma anche le storie tristi, la piaga della droga, e in fondo non è altro che una riproduzione della nostra vita, quello che conta, volevo porre l'accento su questo perché quest'anno noi abbiamo puntato su questa cosa della forza della parola, di cui poi parlerà nel pomeriggio proprio Frankie High Energy, la forza della parola. Un poeta tedesco di fine 800 che si chiamava Stefan Georg scrisse un verso bellissimo: nessuna cosa è sia dove la parola manca. Quindi la parola crea, la parola è vita, crea dentro ciascuno di noi, dal poeta che riesce a creare qualcosa nella vita, nell'anima di chi lo ascolta, ma in genere proprio può creare vita. Inviterei allora a salire sul palco a questo punto per dirci la sua parola poetica, Tommaso Binga. Posso appoggiare? Eccoci qua, prego. Grazie. Dunque, Tommaso Binga, nome d'arte di Bianca Menna, salernitana ma vive a Roma, si occupa di poesia da moltissimi anni e soprattutto in particolare di scrittura verbo-visiva, figura di punta della poesia fonetico-sonora-performativa. È dal 1974 che dirige l'associazione Lavatoio Contumaciale qui a Roma, che si occupa di poesia, di arti visive, letteratura, musica e multimedialità. Tra gli altri numerosi libri di poesia, ne ricordo solo qualcuno: Poesia S.P.A. del 1981, Indovina cos'è del 1987, Sono stanca più non posso dell'87 sempre, Rime erotiche del 92, Come cometa, poesia in contumacia nel 2003, Poesia a comizio nel 2008, Valore vaginale nel 2008. Dunque, due parole solo prima di ascoltarla. Che cos'è per lei la sua idea che ha della poesia, visto che poi ascolteremo? Intanto io sono rimasta molto interessata ai due giovani che fanno questo lavoro insieme sulla scrittura, sì. Perché anche io mi occupo prevalentemente di poesia, ma anche di ricerca di nuovi codici linguistici. Perché io vengo dalle arti visive, quindi il mio lavoro poetico è un lavoro che è iniziato come corollario di installazioni, mostre ed altre cose del genere dal punto di vista artistico, perché faccio parte anche all'atere, diciamo, che sono venuto subito a ridosso della poesia visiva, che è una corrente artistica che si occupa di contaminare immagini e parole e di scardinare il senso logico del linguaggio. E quindi ho iniziato questo mio percorso con questi corollari poetici. Una delle mie primissime mostre, che era un'installazione ambientale in cui io avevo scritto rotoli e rotoli di carta con una scrittura desemantizzata e ne avevo formato delle pareti. In quell'occasione, mi pare proprio alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna, avevo anche confezionato un abito con la carta da parete e io, attaccata alla parete, ogni tanto mi staccavo e recitavo una poesia che era proprio intitolata Io sono una carta. Perché all'epoca, ai miei tempi, si diceva, adesso non più credo, le donne quando si andava a ballare, le ragazze andavano e stavano attaccate alla parete sperando di essere invitate. Quelle che non venivano
non erano invitate, erano certamente le più bruttine e così, e quindi facevano da carta da parato. Questo era un termine. Credo che sia un po' cambiato. Ecco, adesso non è più così. Che le donne invitano gli uomini e basta. E basta. Quindi ho sempre portato avanti questo lavoro sulla scrittura e sul linguaggio e la ricerca di nuovi codici. Tra i tanti, ne cito uno che è più importante per me, degli anni 70, dove io con il mio corpo ho fatto fotografare, ho lavorato insieme con una fotografa, ho mimato le lettere dell'alfabeto, con le quali poi ho composto delle parole, opere varie, eccetera. Quindi questo è stato uno dei primi miei percorsi artistici. Più importanti, infatti adesso è stato ripreso, tutti vogliono questo alfabeto del corpo. Quindi ripeto, sono rimasta interessata dal lavoro dei ragazzi perché era la scrittura sul corpo, sì. E che all'epoca pure noi avevamo più o meno fatto in qualche modo, però proprio per la ricerca di questi nuovi codici, tra gli altri anche un altro periodo nel 78 dove ho unito due lettere dell'alfabeto, ed era un lavoro fatto con la macchina da scrivere, per sovrapposizione venivano fuori di nuovo delle immagini, dai grafemi venivano di nuovo dei pittogrammi, perché sovrapponendo due lettere, proprio delle cose perfette alle quali io ho dato anche dei nomi, non so, un pulcino, un angora e altre cose del genere. E su questo, con questa scrittura, che poi all'epoca e che riecheggiava un po' la poesia concreta, io ho fatto tantissimi lavori. Vabbè, però mi sto dilungando. No, ci fa... su cose avremo non... il piacere di ascoltare qualcosa. Allora io direi invece di ascoltare, ho fatto una piccola scaletta, un po' di queste, le mie poesie, che sono poesie, ecco, queste che volevo dire, sono poesie sociali. Quindi io spero nel mio piccolo di scuotere un po' le coscienze degli ascoltatori e di farli riflettere su quello che sta accadendo, perché si possa cambiare. Quindi diciamo, la mutazione è importante, non dobbiamo essere né statici che non facciamo nulla, né mutare le nostre idee, altrimenti non possiamo cambiare il mondo. In questo momento è necessario cambiare, perché in questo momento bisogna trasformare completamente il modo di vivere e di agire, perché le nuove tecnologie ci hanno imposto questa immediata trasformazione, alla quale noi stiamo arrancando, per il momento stiamo arrancando per raggiungerla. Speriamo che si possa trovare un illuminato che inventi la nuova trasformazione. Esatto.